Paolo, il titolo è Divo, è qualcosa di spettacolare. Come hai scelto, perché hai scelto questo titolo? Perché chi non sa niente della storia del film, non so, pensa a qualcosa di, non so, cinematograficamente appunto spettacolare. E poi, scusa, e poi chiudo. E oltre a Andreotti Pomicino hai intervistato anche altri personaggi che sono nel film, e che impressione, chi ti ha colpito di più? Quali di questi personaggi, se tu hai intervistato oltre a Andreotti e Pomicino? Molti, non sono sicuro che vogliano che dica che li abbia incontrati, quindi rispetto questa, non ne sono sicuro, per questo non dico i nomi degli altri che ho incontrato. E il titolo invece, il Divo, è un soprannome che, se non sbaglio, gli ha dato Pecorelli ad Andreotti, e che ha un duplice significato: allude sia appunto a questa verba mondana strana che aveva Andreotti, sia al fatto che in qualche maniera Divo viene da divino. C'era un'associazione con una specie di diretta emanazione divina di Andreotti. In realtà Andreotti è, secondo la mia immagine, una specie di uomo equipaggiato come Dio, cioè molto fermo, però da questa immobilità si dipanano degli ordini. È un po' l'immagine che si ha almeno un po' l'immagine di come si raffigura Dio nella religione, cioè come qualcosa di fermo però dal quale si determinano molte cose. Cioè, non è impertinente dire che Andreotti è Dio sotto il profilo religioso, ecco questo. Ho notato che, inquadrando le sue mani, lui è uno che si mangia le unghie. Come lo sa? Glisso su questa cosa, perché sono in difetto, quindi glisso. Non sa, Andreotti non si mangia le unghie, questo è una discrasia. Se il video sì, Andreotti no. Che pubblicamente ha fatto infuriare Andreotti, nel senso che quando lui ha visto il film la prima reazione è stata una scalzonare, poi è rientrato nella sua norma, non querelerà, non farà nulla, evidentemente è toccato un nervo o più di uno. Allora, sapete, insomma, l'idea di essere riuscito a far perdere staff a Andreotti ti conforta il fatto di aver ottenuto quello che volevi, cioè fare un film appunto contro, non Andreotti, ma un film contro. L'abbiamo detto all'inizio, io non volevo né... No, ma un film che ti denuncia, non nel senso... No, capito. No, voglio dire, non era un film che doveva pungolare, doveva far arrabbiare, però invece, quindi non è che sono stato contento perché c'è stata una reazione stizzita. Sono contento che c'è una reazione, che già è una cosa nuova, perché questo è confortante, nel senso che il cinema è ancora, tra i vari strumenti di comunicazione, è ancora quello che più di tutti riesce a lavorare sulle emozioni prima che sulle informazioni. E per questo ho avuto una reazione, mentre di fronte a libri, interrogazioni parlamentari e articoli di giornale, molto spesso invece Andreotti, anche molto critici, aggressivi nei suoi confronti, Andreotti non si stizzisce, perché appunto il regno delle emozioni alberga più nel cinema che non in altri strumenti di comunicazione, e quindi è confortante per il cinema in sé, che c'è ancora questa forza qui. Io volevo chiedere, sulle due donne, sono un'invenzione? La moglie dell'ambasciatore a cui lui dà un consiglio di buon senso, e la storia dell'amore per la sorella di Gassman. No, sono tutte e due vere, almeno stando a quello che ho letto. Poi
E chi era? No, sul debole sentimentale da parte di Andreotti per la sorella di Vittorio Gassman, ne ha parlato Andreotti stesso, quindi è bello. E anche l'ambasciatrice. E anche, sì, non so se l'unica forzatura che avrei potuto fare è che era la moglie di un ambasciatore, questo non sono, sì, mi sa che non l'ho inventato, però che c'era una donna che andava nello studio di Andreotti che andava a chiedere consiglio sul suo matrimonio in difficoltà, questo è vero. Incredibile, le donne quando sono disperate andare a darsi i consigli tipo Colette Rosselli, donna Letizia, da Andreotti, bisogna essere alla disperazione. Grazie. Ma sei già il prossimo film, che cosa hai un'idea? No. Se non ci sono altre domande. Io volevo solo dare delle informazioni tecniche sulla produzione, che è prodotto da noi, Indigo Film, con Lucky Red, che lo distribuisce anche, e Parco Film, e al sostegno del Ministero dei Beni Culturali, e è un rimage, e il sostegno anche della Film Commission della Campania e del Piemonte. Grazie, arrivederci. Grazie.